Continuiamo la presentazione delle novità Amate e introduciamo un'importante novità degli ultimi mesi, che è appunto la crema formulata per il contorno occhi per contrastare borse e occhiaie. Si tratta di una crema in tubo oftalmico. Notate che l'applicazione è resa molto più semplice grazie alla presenza del beccuccio allungato. Chiaramente parliamo sempre di un'emulsione completamente naturale, però vediamo attentamente quali sono gli attivi e perché possiamo definire questa crema un trattamento coadiuvante nel contrastare sia le borse che le occhiaie. Prima di tutto, è importante per me sottolineare la presenza all'interno di questa formulazione di niosomi. Cerchiamo di capire un po' che cosa sono i niosomi. I niosomi sono delle piccolissime vescicole, dovete immaginarle come delle membrane cellulari, quindi sono molto affini alle membrane, molto simili alla composizione delle membrane cellulari della nostra epidermide, e sono composte da fosfolipidi, quindi hanno una porzione polare e una porzione lipofila, quindi una porzione affine all'olio e una affine all'acqua. Grazie a questa struttura è possibile veicolare all'interno dei niosomi delle sostanze liposolubili in una base acquosa, o come in questo caso in un'emulsione olio in acqua, quindi con fase esterna acquosa. Questo è uno dei vantaggi dei niosomi. In più, essendo molto piccoli, riusciamo a far arrivare i nostri attivi in profondità, soprattutto in questo caso perché andiamo ad agire, vi ricordo, su contorno occhi, ma su che cosa? Su quale problematica? Sugli occhiaie e sul gonfiore. Quindi dobbiamo andare ad agire a livello del microcircolo, negli strati più profondi, perché sappiamo bene che i vasi sanguigni nei primi strati, quindi nell'epidermide, dallo strato corneo allo strato basale, sono completamente, cioè i vasi sanguigni sono completamente assenti. Quindi è normale che io debba arrivare in profondità. E i niosomi mi consentono ai miei attivi di arrivare in profondità e agire, in questo caso, nel caso della crema contorno occhi Amate, le sostanze veicolate con i niosomi sono caffeina vegetale, escina e forscolina, e hanno un'importante azione sia sul microcircolo, perché vanno a aumentare il microcircolo locale, quindi evitiamo, in questo modo andiamo a contrastare la comparsa delle occhiaie, e hanno anche un'importante azione sul sistema linfatico, quindi eliminano i liquidi in eccesso, in questo caso le borse. Quando e per quanto tempo è consigliabile applicare e utilizzare il prodotto? Qui non stiamo parlando di un prodotto che è applicato, dà una sensazione o un effetto lifting immediato che poi in realtà svanisce dopo 5 minuti dall'applicazione. No, stiamo parlando di qualcosa che può realmente risolvere il problema. Se applicato costantemente tutti i giorni, mattina e sera, per 3 mesi. Quindi questo è il trattamento che consigliamo, e ricordiamo che non si tratta di un trattamento puramente estetico che dà l'effetto lifting riempitivo in 2 minuti e poi svanisce in 5-10 minuti all'applicazione, bensì si tratta di un trattamento curativo. Bene, possiamo passare alla seconda referenza di questo video di presentazione, e si tratta dello stick roll-on anti-imperfezioni. Parliamo quindi di pelle acneica, pelle grassa. Bene, lo stick roll-on è un prodottino semplice che si può portare tutti i giorni in borsa, e serve proprio per lenire l'infiammazione. Quindi, nel momento in cui noi abbiamo un rossore localizzato su una pelle acneica, grazie alle sostanze naturali presenti nello stick, come l'acido salicilico e il bisabololo, che fondamentalmente hanno un'azione antinfiammatoria, in cosmetica li definiremo lenitivi, riusciamo a contrastare questo rossore, quindi il processo infiammatorio, e poi la successiva cicatrizzazione della ferita cutanea, quindi dell'esito dell'acne. Quindi un prodotto molto semplice da applicare al momento, e l'azione lenitiva, quindi disarrossante, è veloce ed è importante. Passiamo al terzo prodotto in questa serie di presentazione, che riguarda sempre le pelli impure, pelli acneiche, ed è la maschera al carbone vegetale. Il carbone vegetale in questo periodo ha notevoli attenzioni da parte dei consumatori, perché effettivamente è una materia prima naturale che ha delle proprietà benefiche molto importanti.
Nel caso delle pelli grasse acneiche, la maschera al carbone vegetale può essere applicata su tutta la zona del viso e décolleté, se necessario anche sulla schiena. L'applicazione deve essere di circa 10 minuti, un quarto d'ora, e poi il prodotto può essere rimosso con acqua tiepida. La proprietà, diciamo, l'azione del carbone vegetale all'interno della maschera è quella di andare a assorbire, quindi ha delle proprietà assorbenti, l'eccesso di sebo sulla superficie cutanea e quindi eliminare quella untuosità, ma anche sensazione di lucido che percepiamo nel momento in cui una pelle è eccessivamente grassa. Quindi applicazione al massimo 2 volte a settimana, ma anche una volta a settimana può andar bene. Tutto l'anno consigliabile. Grazie, alla prossima.